Buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione di Milano Pavia News. Questa è l'edizione Milano, partiamo andando subito a vedere i titoli del nostro sommario. È stato ritrovato venerdì mattina a Milano Edoardo Galli, il 16enne scomparso da più di una settimana da colico. Il giovane si trovava in stazione centrale, aveva già un biglietto per tornare a casa. L'omicidio di Cesano Boscone, lo zio di Antonio Iannetti, aveva sporto e poi ritirato una querela nei confronti del nipote in passato. Il GIP intanto ha convalidato il fermo per il 29enne. È arrivata fino a Milano, davanti al negozio di via Manzoni, la protesta dei lavoratori del calzaturificio Moreschi di Vigevano. Sono 59 i dipendenti che rischiano di perdere il posto. Il caso dei corpi estranei nel cibo delle messe milanesi. Fratelli d'Italia attacca la giunta. Per l'opposizione la vice sindaca Scavuzzo era a conoscenza del problema già prima di intervenire in consiglio. Contro la mala movida, il Comune di Milano sta pensando di introdurre in alcune zone della città i cosiddetti street tutor. Si tratta di esperti che possono gestire anche situazioni delicate. Questi dunque i titoli della nostra edizione di Milano. Lo avete sentito in apertura, il caso di Edoardo Galli, il 16enne che si era allontanato dalla sua abitazione di Colico ormai alcuni giorni fa. Questa mattina, venerdì, è stato ritrovato in stazione centrale, ha potuto riabbracciare i suoi genitori. C'è un risvolto a lieto fine per Edoardo Galli, il ragazzino di 16 anni di Colico nel Lecchese, scomparso dalla mattina del 21 marzo. Il giovane è stato ritrovato e adesso è tornato a casa dalla sua famiglia. È stato rintracciato venerdì mattina dalla Polfere in stazione centrale a Milano. Pare che lo studente stesse acquistando un biglietto del treno per tornare a casa quando è stato riconosciuto da una coppia. I due alle 7:40 hanno poi avvisato la security di Ferrovie dello Stato, che ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria. Il giorno della sua scomparsa Edoardo era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che lo ritraggono proprio nello scalo ferroviario Meneghino. Il 16enne si aggirava per i negozi della stazione mangiando un gelato. Con una nota la procura di Lecco aveva infatti reso pubbliche le ultime immagini prese dalle telecamere di videosorveglianza della stazione centrale di Milano, che ritraggono Edoardo Galli mentre cammina sul binario dove è giunto il treno proveniente da Morbegno e mentre transita in uscita dai tornelli di sicurezza lo scorso 21 marzo. Dopo questi istanti non ci sarebbero ulteriori riprese che lo ritraggano, dialogare o in compagnia di altre persone, ovvero nei pressi di esercizi commerciali. Edoardo, che compirà 17 anni a fine aprile, era sparito nel nulla il 21 mattina, dopo essere uscito di casa per raggiungere la sua scuola, il liceo scientifico Nervi di Morbegno, in provincia di Sondrio. Lì però non è mai arrivato. Secondo quanto riferito dai genitori e conoscenti, il 16enne si era allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Tra le ultime ricerche sul suo computer, informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, tanto che nei primi giorni le ricerche si erano concentrate sul legnone. Poi si era fatta strada l'ipotesi che il giovane potesse essere in Russia, sia perché ha il doppio passaporto, sia perché sul PC erano state ritrovate ricerche sulla guerra in Ucraina. Nelle scorse ore, però, le immagini della stazione hanno fatto decisamente concentrare le ricerche in zona Piazza Duca d'Aosta, dove poi è stato ritrovato. Il 16enne ora è già tornato a casa, ad accoglierlo l'incontenibile gioia dei suoi genitori. La cosa più bella è che è tornato, l'importante, hanno detto, è che sia qui in questo momento. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine e le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile. Anche lui era emozionato nel rivederci, tutti lo stavano aspettando, hanno detto i genitori. Il lavoro degli investigatori proseguirà però per capire dove abbia trascorso l'ultima settimana ed eventualmente con chi, e soprattutto scoprire il motivo per il quale si sia allontanato. Da una storia a lieto fine a una storia drammatica, l'omicidio di Cesano Boscone, è spuntata una querela poi ritirata da parte dello zio di Antonio Iannetti, accusato proprio di omicidio, che è finito in carcere nelle scorse ore. Il punto lo fa nel servizio Stefano Galimberti. Spunta una querela poi ritirata, ma soprattutto il fatto che il giudice non riconosca a Iannetti di aver ucciso lo zio per futili motivi. L'incapacità da parte dell'indagato di controllare i propri impulsi violenti appare allarmante e dimostrativa di una certa spinta antisociale. Lo scrive il GIP di Milano Tommaso Perna nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Antonio Iannetti dopo l'omicidio dello zio Roberto Parisi a Cesano Boscone. L'uomo aveva una relazione con la ex di Iannetti. Il giudice ha deciso di non riconoscere l'aggravante dei futili motivi.
La genesi dell'omicidio, spiega il GIP, è maturata in un contesto di dolore che Iannetti non ha saputo gestire in modo adeguato, ma che comunque non può essere ritenuto irrazionale o bieco. Secondo il GIP, infatti, la rabbia covata nel tempo da Iannetti era dovuta al fatto che ai suoi occhi lo zio era colpevole di aver determinato la rottura della relazione con la compagna, che era anche la madre di sua figlia. E tutto ciò, secondo il giudice, non può essere valutato alla stregua di una qualsiasi relazione di gelosia, né come una banale vendetta orchestrata contro lo zio. E poi la querela, presentata e ritirata in poche settimane a gennaio. Roberto Parisi raccontava in quella denuncia di presunte minacce per i dissapori con Iannetti che erano sorti a partire dall'estate precedente. Lo scorso luglio infatti era iniziata la relazione sentimentale con l'ex compagna del nipote. Iannetti poi, durante l'interrogatorio con il giudice, ha spiegato di aver vissuto come un'ingiustizia la relazione tra i due e il fatto che ritenesse molto grave che lo zio e l'ex compagna non si accorgessero della sua sofferenza. Lui non mi ha mai detto che era dispiaciuto, ha detto ancora Iannetti, ma anzi mi ha detto che non era abbastanza quello che mi aveva fatto e che io invece mi meritavo tutto ciò che era accaduto. I lavoratori del calzaturificio Moreschi di Vigevano hanno organizzato un presidio davanti ai negozi milanesi del marchio. Si tratta di 59 dipendenti che rischiano il posto di lavoro. È arrivato fino a Milano, davanti al negozio di via Manzoni, il presidio dei lavoratori della Moreschi, lo storico calzaturificio vigevanese fondato nel 1946 da Mario Moreschi, che per più di mezzo secolo si è distinto per la qualità dei suoi prodotti. Ora però l'era Moreschi a Vigevano sta per finire. La nuova proprietà ha deciso di spostare la produzione, chiudere lo stabilimento e avviare la procedura di licenziamento per 59 dipendenti addetti alla produzione. Un'azienda storica del territorio, la Moreschi, ha deciso di chiudere la produzione a Vigevano in uno stabilimento nuovo del 2003, costruito che con un minimo di finanziamenti e di investimenti sarebbe diventato green, che è quello che sostiene ovviamente l'azionista di maggioranza. Promesse sempre fatte, mai mantenute, quindi chiude la produzione. In più c'è l'altro problema grande grosso, che ci sono gli arretrati sia per quanto riguarda i lavoratori che per quanto riguarda purtroppo le persone che sono state licenziate nello scorso licenziamento collettivo. A farne le spese di questa situazione sono i lavoratori, che da mesi vivono nell'incertezza e senza stipendio. Nel 2020, quando l'azienda è stata ceduta ad un fondo svizzero, il fondo Harley, si contavano ancora 217 dipendenti, oggi sono solo 80, di cui 59 licenziati. La situazione è che niente, avremo un incontro lunedì, vedremo se ci saranno delle trattative, se no si andrà in regione. E dal 4 maggio siamo le 59 persone, compresa me, siamo licenziate. Adesso come sta andando? Questi mesi come li state vivendo? Male, lo stipendio non lo prendiamo. Quando si va a lavorare non c'è lavoro, quindi praticamente ci guardiamo in faccia l'uno con l'altro. Io faccio il reparto scarnitura e stiamo lavorando, la fitta a lavorare, perché da guardare il soffitto gli va bene, non ci sta pagando. Ho due figli da mantenere e non so come fare. Il futuro quindi? Nero, nero, perché nella città di Vigevano non c'è più niente di lavoro. Se va via anche questo, moriamo tutti. Io aspetto sempre una mano dal cielo, che qualcuno subentri, ma la situazione ormai la sanno tutti com'è. Fa male perché dopo 20 anni di lavoro che finisca così, fa male. Torniamo adesso a parlare del problema dei corpi estranei nel cibo delle mense milanesi. C'è l'affondo di Fratelli d'Italia, secondo cui il comune era già a conoscenza della presenza di questi problemi delle mense già prima del consiglio comunale.
Una nuova bomba si sta scagliando sul Consiglio Comunale di Milano e stiamo parlando dei corpi estranei ritrovati nel pane di alcune mense scolastiche milanesi, poi rivelatosi vetro e non plastica come prima annunciato. Il cibo delle mense scolastiche milanesi è a cura di Milano Ristorazione, ma al momento l'unico indagato dalla Procura di Milano è il legale rappresentante dell'azienda produttrice del pane. Ma la vera accusa riguarda la conoscenza o meno da parte della Giunta Sala della segnalazione del corpo estraneo nel cibo delle mense. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Riccardo Truppo, aveva chiesto un accesso agli atti e ora dà notizia che l'assessorato all'educazione avrebbe avuto il report sulla presenza di vetro e non plastica nel pane fin dal 5 marzo, prima che la vice sindaca di Milano intervenisse in consiglio. Come capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, ieri ho chiesto e raccolto le firme necessarie per la convocazione urgente di un consiglio straordinario comunale affinché si chiariscano i tanti dubbi che tuttora rimangono sugli ultimi ritrovamenti dei corpi estranei nei pasti dei bambini milanesi delle scuole comunali. Ieri è emerso tra l'altro che dal 5 marzo il vice sindaco e l'amministrazione avessero a disposizione il report che confermava fosse vetro quello ritrovato in più pasti e in più panini destinati agli 80.000 utenti giornalieri di Milano Ristorazione, nonostante poi in Consiglio Comunale lo stesso vice sindaco non avesse confermato tale evidenza e non abbia pianificato in queste settimane un piano d'emergenza che possa anche portare, per paradosso, per la tutela e la salvaguardia prioritaria della salute pubblica alla sospensione del servizio e all'autorizzazione ad esempio di pranzi al sacco. Ecco, tutto ciò chiediamo sia chiarito in un incontro pubblico che possa portare anche con costruttività a un'ipotesi di lavoro prossima per le prossime settimane. Evidentemente c'è qualcosa che non va e non si può sulla salute dei cittadini evitare di prendere decisioni importanti e immediate. È stato annunciato che ci sarà un consiglio comunale straordinario per far luce sulla gestione dell'emergenza corpi estranei nei pasti dei bambini delle scuole milanesi. Parliamo d'altro, ma restiamo a Milano, dove verrà riqualificata Piazza Missori. Partiti i lavori sull'edificio che era l'ex sede dell'INPS, ma sono previsti interventi anche in via Mazzini e via Gonzaga. È partito a Milano il restauro di Palazzo Missori, un possente edificio realizzato negli anni 30 del Novecento dall'architetto Marcello Piacentini, per anni sede dell'Agenzia delle Entrate, ora acquistato per diversi milioni dal fondo Gammadea Capital Real Estate. Il palazzo diventerà così una sede per uffici, negozi e anche un ristorante agli ultimi piani dell'edificio. Il restauro è però vincolato e la riqualifica sarà quindi conservativa. Già in questi giorni la facciata di via Gonzaga è stata coperta con delle impalcature e al piano terra sono stati montati dei pannelli per impedire il più possibile il passaggio anche all'interno della galleria. I lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane con una durata di circa 2 anni, ma a rifarsi il look non è solo Palazzo Missori, protagoniste dell'intervento di restyling saranno pure via Mazzini e via Gonzaga, le due strade su cui affaccia il palazzo. Su via Mazzini, ora in un evidente stato di degrado, soprattutto per quanto riguarda la carreggiata e il pavé, saranno rifatti e allargati i marciapiedi. L'obiettivo è trasformare la via in una via per lo shopping alla pari di via Torino. Nel progetto è poi prevista l'apertura di un collegamento con via Gonzaga attraverso la galleria commerciale del palazzo, che verrà restaurata e potrà ospitare anche alcuni negozi. In via Gonzaga la strada invece diventerà a senso unico e uno dei due marciapiedi verrà allargato, ospitando anche alcune panchine e fioriere. I lavori in questo caso partiranno in autunno. A Milano resta alta però anche l'attenzione sulla sicurezza stradale. Un ultimo report parla di incidenti mortali in aumento nel 2023. Sono state 46 le vittime.
Un numero purtroppo ancora troppo alto e, nonostante sia di poco diminuito rispetto agli anni scorsi, resta sempre una piaga sociale. Stiamo parlando delle persone vittime di incidenti stradali a Milano. Nel 2023 sono 46 deceduti, più dei 44 del 2022 e i 32 del 2021. Vittime purtroppo in costante aumento negli anni, nonostante la riduzione del traffico negli anni della pandemia. I feriti assistiti in prognosi riservata invece sono stati 78. Sempre nel 2023. A pagarne maggiormente le spese sono i pedoni e i ciclisti. Nel 2023 i feriti in incidenti stradali mentre erano in bicicletta sono stati 1140, poco più di 3 al giorno. Esclusi il 2021 e il 2022, si tratta del dato peggiore dal 2014 in poi. Non è escluso chi circola in monopattino elettrico. Gli incidenti con feriti sono stati 590 nel 2023, 561 nel 2022 e 596 nel 2021. Per quanto riguarda i pedoni feriti, gli incidenti più gravi si verificano però a ridosso degli orari di punta o di notte. Questo perché appena le strade sono un po' più libere, le auto aumentano di velocità e gli incidenti sono più pericolosi. Torniamo adesso a parlare del caso della villetta occupata abusivamente a Magenta nell'Interland. Si aspettano sviluppi dopo l'ultima decisione del giudice. Intanto però al governo si sta studiando un nuovo reato per tutelare proprio la proprietà degli immobili. Interviene nuovamente sul caso della villetta di Via del Carso occupata abusivamente da una famiglia rom di origine serba. Il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, il primo cittadino, ribadisce la solidarietà nei confronti della proprietaria, auspicando che possa rientrare quanto prima in possesso del suo bene e anche nei confronti dei residenti. Siamo nella fase in cui la giustizia sta facendo il suo corso, prosegue il sindaco. È stato emanato un provvedimento e siamo in attesa di vederne gli sviluppi. Gli abusivi risultano ancora residenti a Marcallo con Casone, comune che hanno lasciato a seguito dello sgombero avvenuto alla fine del mese di agosto dello scorso anno. In una situazione come questa, aggiunge Del Gobbo, noi sindaci ci troviamo nell'impossibilità di intervenire perché non ne abbiamo la facoltà e nemmeno le competenze per farlo. Tutto ciò spetta agli organi giudiziari che devono seguire un certo percorso. Mi auguro, conclude Del Gobbo, che i tempi della giustizia siano celeri e tutto possa sistemarsi al più presto. Sulla questione arrivano anche però notizie da Roma con un disegno di legge a cui ha partecipato anche Umberto Maerna. Nella proposta presentata alla Camera su iniziativa di Fratelli d'Italia, dichiara l'onorevole Magentino, si prevede di introdurre un nuovo reato per tutelare la proprietà degli immobili. La pena dovrebbe andare da 2 a 7 anni di reclusione per chi occupa arbitrariamente la casa di qualcun altro, oppure se impedisce al proprietario di rientrare in casa o se cede l'immobile occupato, o infine per chi favorisce l'occupazione di una casa ricevendo denaro in cambio. Per questo motivo, conclude Maerna, Fratelli d'Italia si ritiene impegnato ad ogni livello nei confronti di tutti coloro che hanno il compito di risolvere il problema e restituire l'immobile alla legittima proprietaria, compresa la Questura di Milano. Il problema della malamovida a Milano, il Comune sta studiando diverse strategie per cercare di limitare gli episodi più gravi. L'ultima è quella dell'adozione dei cosiddetti street tutor, queste figure specializzate che sono già state introdotte in diverse città d'Italia, un po' sulla scorta dell'esempio degli steward a Pavia e Vigevano. Contro la malamovida Milano le sta pensando tutte, divieti di somministrazione di alcolici dopo un certo orario e in bottiglie di vetro, per non parlare della suddivisione in zone rosse, gialle e verdi, dove per rosse si intendono i luoghi considerati più critici in quanto a schiamazzi oltre il limite orario. Per questo si sta pensando di introdurre la figura dello street tutor, una sorta di copia del modello già adottato a Pavia e poi anche a Vigevano. Si tratta di figure professionali con diversi compiti, tra i quali dare informazioni, indirizzare le persone verso i comportamenti corretti, prevenire le situazioni a rischio e avvertire le forze dell'ordine quando necessario. Il suo vero compito, tuttavia, riguarda la mediazione, visto che non ha il potere per legge di intervenire fisicamente in situazioni critiche. Palazzo Marino, dunque, sta seriamente prendendo in considerazione di inserire questa nuova figura tra le vie della movida milanese, tanto da incontrare i referenti della regione Emilia-Romagna, dove lo Street Tutor è già una figura professionale inquadrata in una legge regionale.
Passiamo adesso alla politica con le elezioni comunali che si avvicinano, previste ovviamente per giugno, soprattutto nell'Interland si stanno definendo ovviamente le alleanze e le liste, la situazione più delicata è a Gaggiano dopo gli ultimi sussulti soprattutto in giunta e per l'incertezza che riguardano ovviamente le altre liste, il caso, gli altri casi analizzati da Stefano Galimberti sono quelli di Albairate e Cusago. Gaggiano, Cusago e Albairate continua a completarsi lo scacchiere dei candidati sindaco in molti dei comuni dell'Abbiatense. In vista delle prossime elezioni comunali, a Gaggiano l'agitazione è palpabile, dati i recenti terremoti che hanno sconquassato la giunta comunale di Sergio Perfetti. Da qui l'incertezza per quanto riguarda i potenziali candidati, le relative liste e i possibili mutamenti nelle alleanze. Per il momento è la vice sindaca Marzia Zucca ad emergere per prima dal caos come candidata ufficiale della lista civica Insieme per Gaggiano, che nell'ultimo quinquennio ha governato il paese. Marzia Zucca è stata infatti assessore all'ambiente e dovrà confrontarsi con l'ex vice sindaco Francesco Berardi e con il centrodestra di Rilanciamo Gaggiano, il gruppo consigliare guidato da Enrico Bai, centrodestra, che ad Albairate candiderà Matteo Pedretti, classe 1975, con un solido background politico ed esperienza nel sociale dopo gli anni passati all'opposizione. Pedretti ha deciso di fare il salto e di tentare la scalata alla poltrona di primo cittadino. Per quanto riguarda il suo avversario, cioè colui che andrà a rappresentare la maggioranza uscente, le voci ufficiose parlano ancora dell'attuale primo cittadino Flavio Crivellin, ma per ora non è ancora stata sciolta la riserva. A Cusago, infine, il primo a scendere in campo è Gianmarco Reina, già attivo in questi anni sui problemi del trasporto pubblico locale da consigliere d'opposizione. Avrà il sostegno della Lega e di Fratelli d'Italia e il suo, spiega, sarà un impegno concreto e attento verso le esigenze dei cittadini, con l'intento di cambiare direzione rispetto all'attuale amministrazione, guidata da Giovanni Triulzi. In tanti settori ormai si parla di sostenibilità anche nella moda. A Milano l'esempio di una stilista che ha creato una sorta di passaporto digitale per ogni suo capo, appunto una sorta di passaporto che consente all'utente che l'acquista ovviamente di sapere da dove arrivano i materiali. Vediamo. In un'epoca in cui i grandi marchi low cost promuovono la moda del fast fashion, parallelamente sempre più in realtà provano a spostare l'attenzione verso un'idea di moda che sia rispettosa dell'uomo e dell'ambiente. A Milano a provarci, ma anche a riuscirci, è la stilista Nicoletta Fasani, che colleziona ogni suo capo dotandolo di un passaporto digitale con informazioni dettagliate sulla catena di fornitura del prodotto, un esempio di come la moda può e deve essere sostenibile. Il passaporto digitale fa parte di quella che è una direttiva europea sul tessile sostenibile. È una direttiva, non è ancora entrata in vigore, ma quello che succederà sarà che tutte le aziende del tessile dovranno avere questo passaporto di prodotto che ha come obiettivo quello di tracciare la filiera di produzione, quindi per ogni capo arrivare a capire da dove viene quel capo, quindi la materia prima, il laboratorio di produzione, come occuparsi dello smaltimento del capo, eccetera eccetera, e quindi mi sono voluta portare avanti anche se la mia azienda è molto piccola, e quindi ho creato questo passaporto insieme a una startup italo-olandese che si chiama Renun. Scansionando così il QR code si potrà conoscere ad esempio il fornitore di filo, il laboratorio di confezione, scaricare la certificazione del tessuto e anche controllare l'impiego di materiali cruelty free. Inquadrato il QR code, quello che si vede su ogni capo è questo, quindi si vede proprio la mappatura del prodotto, quindi in questo caso si vede dove ho acquistato questo filato che è la canapa, qual è il laboratorio di produzione che mi ha aiutato a confezionare questo capo, si vede ad esempio dove ho acquistato le etichette sia del mio nome che della composizione del tessuto, quante volte si può indossare questo capo. In questo caso il conto che è stato fatto è 1072 volte, e questo serve per aumentare la consapevolezza anche in chi acquista che cosa sta acquistando. Quindi tutto questo serve anche per dire al consumatore finale di comprare meno ma comprare meglio. Era il nostro ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro TG. Adesso come sempre vi lasciamo al meteo, torniamo però tra qualche minuto con l'edizione Pavia, tra poco.